offrire la scuola ai genitori, agli alunni dei ragazzi che frequentano la quinta elementare. E noi oggi abbiamo voluto far conoscere il nostro istituto e quello che noi realizziamo. E noi ci consideriamo una scuola aperta a ogni proposta da parte dei genitori, sia da parte dei genitori che da parte dei ragazzi. Cerchiamo di accogliere, ci caratterizziamo proprio come scuola dell'accoglienza, essere una scuola che fa crescere i ragazzi. Ci occupiamo sicuramente, manteniamo i programmi stabiliti dal Ministero, però facciamo tante altre cose, educhiamo i ragazzi alla solidarietà, al rispetto degli altri e al rispetto di se stessi. Partendo da questo noi impostiamo diverse attività, non solo quelle che abbiamo potuto vedere come laboratori attivi, laboratorio musicale, laboratorio artistico, laboratorio, però noi facciamo tante altre cose. Il nostro intento è quello di far crescere i nostri alunni come persone. Con la giornata di oggi vuole in effetti presentare per la prima volta nell'ambito di questo anno scolastico l'offerta formativa contenuta nel plesso di scuola secondaria di primo grado che porta lo stesso nome, la scuola media Erodoto, meglio conosciuta. Presenta una serie di attività tra le quali l'apertura di nuovi laboratori che sono stati progettati all'insegna della progettazione europea PON FSE 2007-2013 e che risalgono alla precedente gestione della scuola media Erodoto. Sono stati infatti progettati durante la gestione del collega Tonino Pistoia. Si tratta di un laboratorio multimediale, di un laboratorio linguistico e di un laboratorio musicale, del potenziamento di un laboratorio musicale, ritenendo appunto che siano queste le attività da privilegiare per promuovere un apprendimento collaborativo dei ragazzi, anche perché l'Europa ci chiede continuamente la promozione di competenze digitali, di competenze linguistiche e relazionali e sociali. E comprendiamo che la scuola media Erodoto, proprio per la criticità rappresentata dal fatto di non essere ospitata in una struttura costruita per una scuola, può rappresentare per l'utenza una scuola di secondo grado anche in termini di importanza, ma sia nelle precedenti gestioni sia in questa la presenza di operatori scolastici, docenti, collaboratori che vi lavorano hanno fatto in modo di far superare queste criticità. E noi dell'Erodoto comunque non dimentichiamo e non abbasseremo certamente la guardia sulla necessità che anche i ragazzi di questa scuola vengano dotati di un edificio vero e proprio. Non possiamo però non citare l'interesse che il dottor Gennaro Cilento ha avuto nel ristrutturare l'immobile e che ha dato una nuova immagine alla scuola in termini di vivibilità degli ambienti, di luce e di colore. E la nostra offerta formativa è un'offerta formativa essenziale che vuole puntare all'essenza del processo formativo. Siamo lontani da molte dinamiche pseudo-commerciali promosse da alcune scuole. Ci piace guardare in faccia i genitori e dire loro: ecco, noi siamo questi, noi siamo una scuola che puntiamo all'essenza del sapere,
attraverso la promozione di attività che consentano ai ragazzi di dotarsi di strumenti fondamentali per interpretare e trasformare la realtà che li circonda. Non ci piace la visione aziendalistica che in molte scuole viene adottata. Ci piace però della mentalità aziendalistica, la sua razionalità, la possibilità di dire all'utenza e di farsi valutare dall'utenza, ma non dimentichiamo di avere a che fare con delle persone, con la loro centralità, con la loro unicità e con il fatto che le persone sono mente ma sono anche cuore, quindi nel momento in cui i ragazzi ci vengono affidati dalle famiglie non dimentichiamo che la nostra cura, prima che cognitiva, deve essere di natura relazionale. Le famiglie oggi ci stanno chiedendo da più tempo, da quando è iniziato il periodo dell'orientamento, vengono, chiedono, fanno domande, interpellano, quasi a voler manifestare una certa ripresa dell'interesse da parte dei genitori e da parte delle famiglie verso una scuola seria, una scuola che non si perda in parole, una scuola che orienti e che sappia orientare, che sappia continuare o sostituirsi spesse volte, perché ci sono anche situazioni critiche, sostituirsi all'opera educativa della famiglia. Ecco, noi a questi genitori cosa diciamo? Diciamo di scegliere il meglio per i loro figli. Nel segreto del loro cuore, della loro mente, sanno sicuramente di cosa i loro figli hanno bisogno. E qualunque sia la loro scelta, come abbiamo detto nella nostra brochure, possono comunque contare sul nostro aiuto come cooperatori della loro speranza.